Allora io mi sposto qui di lato e chiedo a Francesca Fabiani e a Barbara Bergaglio di salire qui sul podietto per entrare nel merito di quello che è il censimento. Diciamo che facciamo in questo modo, lasciamo a loro la presentazione di questo strumento, che ci raccontano che cos'è e tutta la strada fatta fino a qui, perché è un progetto che ha già diversi anni, per cui ci sono anche dei risultati da commentare insieme. Poi possiamo aprire un momento di confronto se ci sono dubbi e domande, poi facciamo una piccola pausa e poi apriamo il secondo argomento, che è quello del tema della rete, anzi delle reti, perché va sempre coniugato al plurale. Grazie. Francesca Fabiani. Grazie a te, grazie a voi, grazie alla Biblioteca Panizzi, che per vari motivi mi fa sentire a casa. Giordano sa perché. Aspetta, risposta. Che cos'è? Aspetta, siccome sei scomoda. No, non ti nasconda. Perché c'è la... Vabbè, non si nulla. Però insomma, oggi parliamo quindi del censimento. L'idea del censimento è nata anche in concomitanza con un interesse più manifesto nei confronti della fotografia, appunto interesse che c'è sempre stato, però anche da parte delle istituzioni pubbliche, nella fattispecie anche del Ministero, al di là del riconoscimento del valore come patrimonio, si è cominciato, insomma lo sappiamo tutti, a parlare molto di più della fotografia, della necessità di valorizzarla, di studiarla, di comprenderla, di conservarla. E come giustamente diceva Laura Moro prima, la natura ibrida della fotografia, che l'ha vista collocarsi in archivi, biblioteche, musei, archivi aziendali, di enti, veramente è una natura ibrida sia per contenuti che per collocazione, che per intenzione che l'ha generata, che per destinazione, quindi anche a diversi livelli di conservazione e valorizzazione. E dunque è nata questa idea di creare un censimento, perché insomma si parlava tanto della fotografia, sì, ma dov'è la fotografia in Italia? Di quegli enti virtuosi che dunque erano già noti e a cui tutti noi abbiamo guardato negli anni anche come esempi e come bacini e giacimenti interessanti da studiare, c'era sicuramente, eravamo tutti consapevoli che ci fosse una grandissima parte sommersa. La cosa buffa peraltro è che in parte sommersa per mancati strumenti di emersione, in parte sommersa che voleva quasi rimanere tale, perché far emergere questo patrimonio necessita comunque un lavoro, anche semplicemente a un po' compilare questa scheda, che è veramente molto semplice, l'abbiamo fatto proprio per non irretire chi ancora non ha fatto un grosso lavoro di catalogazione, però certamente noi volevamo un po', diciamo, non intimorire, ma sicuramente far emergere e far uscire, anche dare così identità a quegli archivi, quelle biblioteche, quelle realtà minori che non avevano magari una vetrina sufficiente. Dunque già il termine censimento delle raccolte fotografiche, che ci ha mandato gli anatemi di molti archivisti, perché è un termine ibrido che all'archivista non sta bene, a chi ha le collezioni in un museo non va bene, però alla fine forse è meno come dire, ortodosso, scontenta un po' tutti, ma in realtà recepisce le varie tipologie, appunto, di raccolte fotografiche che volevamo far emergere. Faccio l'esempio, appunto, all'epoca lavoravo al Maxi, il Maxi ha una collezione di fotografia, ma ha anche un archivio iconografico delle foto che si fanno alle opere, che si fanno alle inaugurazioni, che è un archivio iconografico, ma anche le fotografie che contenute negli archivi di architettura, Nervi, il Palazzetto dello Sport, cioè. Quindi alla fine abbiamo deciso, ripeto, un po' insomma, non faticosamente, ma molto convinti, di chiamarlo raccolte, proprio perché volevamo dare questa apertura. Il processo è stato lungo, la prima parte proprio di progettazione, c'è stato un comitato scientifico, appunto, che erano presenti anche Silvia Paoli, ma insomma i rappresentanti delle più rilevanti istituzioni che si sono occupate o che posseggono archivi fotografici, o studiosi che si sono occupati della catalogazione.
per arrivare anche a un'altra decisione per il momento, che era quella di aprire agli enti, diciamo ai soggetti giuridici pubblici, in qualche pubblici, cioè gli enti giuridici, non i singoli privati, perché lì si apre un fronte ancora che dobbiamo ancora un po' dirimere. Dunque, questa piattaforma crea un accesso, è una porta, non voleva essere restituire una digital library, cioè non voleva essere un portale di tutta la fotografia italiana, anche perché alla fine oggi lo scambio delle immagini forse è il problema minore, cioè ce ne scambiamo talmente tante con tale facilità che questo portale voleva essere una porta che apriva altre porte, cioè un corridoio che diceva c'è questo, c'è questo, c'è questo. All'interno di questo portale naturalmente compaiono enti, istituzioni appunto pubbliche, di aziende, biblioteche, che hanno già fatto un grosso lavoro sui propri archivi, quindi questo diventa un accesso poi a dei database, a delle collezioni raccolte già strutturate, in cui è possibile effettuare ricerche, eccetera, o semplicemente archivi che non hanno ancora fatto tutto quel lavoro, ma che attraverso la compilazione di una scheda, come dicevo, molto semplice, hanno possibilità di comparire. Ovviamente questo censimento ha tanto più valore quanto più si popola. È importante dire, come hai già detto, che è uno strumento, cioè non è il fine. Il censimento non è il fine di nulla, è semplicemente di far emergere un patrimonio che tutti noi sappiamo esserci in Italia, che è stato per lo più guardato appunto, non nell'eccellenza, ma con distrazione. Le stesse sovrintendenze in qualche modo non avevano una contezza esatta della ricchezza delle loro fototeche, quindi questo insomma, è molto importante capire che è uno strumento e si popola grazie all'autocensimento degli enti, quindi per noi, ringraziamo ancora una volta, è molto importante che si creino queste occasioni, perché l'unico modo per farlo, per renderlo ancora più popolato, è divulgarne l'esistenza e fare in modo che quanti più enti, quante più raccolte possano essere censite. Tra l'altro, insomma, è un po' buffo questo gioco di cappelli, perché poi ne parlavamo ieri sera con Olivo Barbieri, cioè le istituzioni alla fine le fanno un po' le persone, quindi questo progetto è iniziato, Laura era direttore dell'ICCB, era la DGAB, insomma comunque oggi è portata avanti da Carlo, Barbara è stata a camera e da appunto un gruppo di persone che ci hanno molto creduto. E per partecipare è molto semplice, io non vado oltre, nel senso che diciamo, i risvolti, le utilità, le possibili, le potenzialità di questo progetto sono molte, e mi piacerebbe anche che venissero fuori poi parlandone con voi, sicuramente entrano nel discorso di oggi, perché a cosa serve sapere dove stanno le cose? Si crea la rete, ma una rete non solo in merito ai materiali fotografici, quindi emergono delle situazioni interessanti, si scopre che un nucleo di una collezione è conservato in un posto, magari l'altra metà in un altro posto, si riescono a intessere veramente nuove storie, fare nuove connessioni, ma è anche, diventa un po' un agorà di confronto per gli operatori di questo settore, perché insomma, soprattutto anche nel Ministero dei Beni Culturali, comunque c'è stata anche una sorta di solitudine di queste persone che per anni hanno gestito questi archivi con dedizione, e dunque può diventare anche questo, attraverso questa piattaforma si scoprono chi sono gli operatori, i conservatori, gli archivisti, come hanno risolto dei problemi, perché esistono delle best practice, ma come sappiamo tutti noi, alla fine le cose migliori escono fuori dall'esperienza, dal buonsenso, quindi si pone anche come strumento di confronto sull'operabilità, sull'affrontare le varie situazioni, su decisioni da prendere in merito appunto a come trattare certi contenuti, eccetera, eccetera. Non, insomma, c'è molto da dire sul processo che l'ha generato, però veramente vogliamo non solo lasciare ora spazio a Barbara Bergaglio di Camera, che ve lo illustrerà nel dettaglio, e poi anche alle eventuali domande che forse e alle curiosità che il progetto ha suscitato. Grazie.
Buongiorno, grazie. Beh, Francesca e Laura hanno illustrato chiaramente quali erano le finalità sia del progetto iniziale sia di come si sta sviluppando in questi anni. Non abbiamo solo detto che è nato nel 2015 il progetto, quindi ci stiamo lavorando da tanti anni, ha avuto una lunga gestazione e questo comitato scientifico che avevamo voluto istituire proprio per non dimenticare nessuno voleva includere varie realtà. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere appunto non sempre i soliti, ma delle istituzioni che in qualche maniera potessero rappresentare le varie anime, le varie facce della fotografia. Poi l'abbiamo aperto al pubblico ufficialmente il 22 giugno del 2017. E da allora ci stiamo lavorando e lo stiamo presentando con una specie di tournée che ormai io e Francesca facciamo in giro per l'Italia. Tra l'altro in questa visualizzazione lo vedete organizzato su due colonne, in realtà se guardate il sito questi quattro bottoni, cos'è il censimento, cosa c'è il censimento, le reti e gli incontri sono su una linea sola, ma per delle necessità tecniche legate al proiettore abbiamo dovuto adattarci così, ma questo dimostra che il nostro portale è un portale adattivo, appunto, che si può consultare anche dal vostro cellulare. Avevi lasciato in sospeso una domanda che era come si partecipa? Si partecipa da qua, da questo pulsante, in cui sostanzialmente si accede a una paginetta di accreditamento in cui si compila una mail e si chiede di partecipare, perché non è un accesso diretto, non ci si iscrive direttamente, non si va immediatamente online, ma la richiesta viene filtrata da noi che soprattutto verifichiamo i requisiti minimi per la partecipazione al progetto. E i requisiti minimi sono, appunto, come accennava Francesca, il fatto di essere una persona giuridica, quindi un ente, ma anche un'associazione culturale o una fondazione privata che conserva raccolte di fotografie variamente intese, l'abbiamo appunto chiamate raccolte per questo motivo, e che può garantire la consultazione anche su appuntamento o online, ma comunque che oltre a dire che esiste si rende disponibile a farsi conoscere. In realtà abbiamo anche lanciato una sperimentazione sui privati in maniera un po' così sottotono, sottovoce, perché è molto difficile, come accennava Francesca, lavorare con i collezionisti privati, ma un paio si sono offerti, hanno proprio chiesto di essere inseriti, noi li abbiamo torchiati adeguatamente per essere sicuri che fossero, come dire, adatti e consapevoli di quello che significava partecipare a questo progetto, e loro si sono detti d'accordo, anzi molto fieri, partecipano con entusiasmo non solo al progetto ma anche alle nostre uscite social, perché il censimento ha anche due profili social, uno su Facebook e uno su Instagram, sui quali raccontiamo storie tratte dagli archivi che sono presenti nel censimento. Per partecipare poi si compila una scheda che, anche questo va detto sottovoce, è una scheda ispirata alla normativa ICCD, ma decisamente semplificata, perché volevamo cercare di convincere gli enti a partecipare e non spaventarli con una scheda F definitiva, anche perché comunque stiamo parlando di fondi e quindi non saremmo arrivati a un livello di dettaglio del singolo pezzo. Prendo un esempio rapidamente, non entreremo nel dettaglio di tutto, e andiamo dai nostri ospiti. Il software offre una visualizzazione su mappa per capire dove siamo, e poi, come vedete, c'è una piccola scheda molto semplice, è una scheda anagrafica che semplicemente dà i dati essenziali per la localizzazione dell'ente conservatore, e
tra l'altro rimanda all'indirizzo web dell'ente conservatore, proprio perché laddove le condizioni di accesso cambino, o anche semplicemente l'ente conservatore abbia delle comunicazioni temporanee, queste possono essere recuperate sul sito dell'ente stesso. Poi, appesa alla scheda ente, sono invece le schede raccolta, pensando ad una struttura verticale in cui ciascun ente conservatore conserva delle raccolte, e tali raccolte possono conservare dei fondi. Abbiamo scelto di non scendere oltre nell'albero della descrizione, proprio per non complicare e non rendere troppo macchinosa la compilazione e la consultazione. La scheda raccolta e la scheda fondo sono uguali, riportano i dati anagrafici dell'ente conservatore, perché la raccolta potrebbe anche essere dislocata fisicamente da un'altra parte, e poi alcuni dati relativi alla consistenza, alla descrizione. Non sto adesso a entrare nel dettaglio, perché essendo quasi tutti operatori del settore, insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando. Chiaramente maggiori sono le informazioni che vengono compilate, maggiori sono le possibilità non solo di essere recuperati e conosciuti, ma anche di incrociare i dati con altre realtà. E questo è davvero un aspetto interessante, perché ve lo dico io che gestisco il database di tutti, vedo che proprio perché la fotografia è molto mobile e si può distribuire sul territorio nazionale, troviamo autori più disparati nelle più disparate parti d'Italia. Quindi questo è stato, per esempio, molto interessante. Alla scheda si possono poi allegare 10 immagini digitali per ciascuna scheda, che rimangono di proprietà dell'ente conservatore, mentre i dati sono di proprietà del sito, quindi del Ministero. Le immagini possono essere caricate con o senza filigrana e vengono rilasciate con una licenza Creative Commons. E come vedete sono così scorribili. Voilà. Questo grosso modo, in maniera molto veloce e stringata, la descrizione della scheda. Vorrei ancora dirvi un paio di cose relative al portale e poi lascerei lo spazio alle domande. Sì, sì, Silvia naturalmente, ma se ci sono per un maggiore approfondimento. Allora, abbiamo questa sezione in home page che appunto si intitola Navigando tra le raccolte, che periodicamente variamo, e che offre quindi in prima pagina alcune delle raccolte contenute. Naturalmente oggi l'abbiamo vestita così in onore dell'Emilia Romagna che ci ospita. Poi gli eventi legati al mondo della fotografia, in particolare con particolare attenzione agli archivi fotografici e alle raccolte fotografiche, a questo settore. E poi, cosa che ci sembrava molto importante, questa sezione di risorse in cui teniamo aggiornati i corsi di formazione dedicati agli operatori del settore, sia sull'archiviazione e catalogazione, sia sull'aspetto della conservazione e del restauro. I documenti e la bibliografia relativi sempre a questi temi, gli appuntamenti con la fotografia e gli altri, quelli che non sono gli appuntamenti del censimento, e le collezioni digitali, dove trovano posto le collezioni di digitalizzazione che non entrano nel censimento, perché sono appunto digitalizzazione di materiali cartacei che quindi dovrebbero essere censiti altrove, ma che possono essere però recuperate anche qua e descritte. E quindi noi semplicemente li segnaliamo dando il sito per chi volesse iscriversi anche qua. È il caso, per esempio, di tante comunità locali che digitalizzano le immagini di famiglia di proprietà delle
dei singoli, proprio delle singole famiglie, se le fanno impressare, le digitalizzano e poi le restituiscono. E in quel caso la collezione cartacea vera e propria non esiste, perché le foto poi tornano nelle loro case. Però è bene segnalare sia queste iniziative lodevoli di salvaguardia della memoria locale delle comunità, sia comunque la presenza di questi archivi digitali, che non sono immagini native digitali, sono appunto digitalizzazione, quindi le segnaliamo qua. Mentre invece abbiamo previsto, così mi aggancio anche a un accenno che ha fatto prima il direttore Pierrozzi, abbiamo previsto di inserire tra le schede di censimento e tra gli enti censiti anche le collezioni native digitali, che però continuano a essere ancora un po' un problema, sia per capirne l'entità e la portata, sia perché la butto lì, ovviamente è una domanda difficile e cattiva, pongono forse più problemi sul diritto d'autore, sulla tutela delle altre. E lo dico perché con questo portale siamo diventati molto visibili, siamo contenti che abbiano partecipato in tanti, ma il processo ha fatto nascere moltissime questioni, quindi ci consultano, ci chiamano anche per questo tipo di problemi. Il problema dei diritti in generale riguardo alla fotografia e diritto d'autore è un problema che ci viene sempre posto, a maggior ragione sulla fotografia digitale. Io mi fermerei qui, lasciando la parola a Silvia Paoli, o se vogliamo subito al dibattito. Grazie. Grazie. Prima di lasciare lo spazio a appunto domande, richieste, chiarimenti, curiosità, contributi, volevo fare un paio di considerazioni. Allora, richiamando quello che ha detto all'inizio l'architetto Pierrozzi, cioè la necessità di descrivere i flussi di documentazione, cioè come si generano le raccolte fotografiche, si generano nella maggior parte dei casi, anzi quasi sempre, almeno quelle pubbliche, per attività istituzionali di enti, o comunque diciamo di soggetti che operano. Questo censimento mi sembra che dia un contributo, per quanto iniziale, alla definizione di questi flussi, perché consente di descrivere e di fotografare la struttura degli archivi fotografici e delle raccolte in questa correlazione che c'è tra ente, raccolta e fondo fotografico, che è la strutturazione classica che si usa nella descrizione degli archivi, non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista, però appunto consente di avere una visione molto alta che fotografa qual è la struttura di queste raccolte fotografiche, e nelle informazioni inserite si possono rintracciare le motivazioni che hanno portato alla produzione di quel fondo fotografico o la sua sedimentazione all'interno di un'istituzione. E questo non va assolutamente a sovrapporsi né ad intrecciarsi né a scontrarsi con quelle che sono invece le metodologie di descrizione scientifica, analitica, che ciascun ente poi ha delle proprie raccolte, perché sta a un livello più alto. È un progetto partecipato, questa è una delle caratteristiche, che vuol dire che dentro troverete diversi livelli di dettaglio, ma anche diversi livelli di autopresentazione e di posizionamento. Ci sono degli enti che lo hanno considerato come un luogo dove mettere una bandierina, io ci sono, esisto, e vedrete delle schede compilate in modo molto sommario, la cosa importante era dire esisto. Altre schede invece, altri enti l'hanno interpretato come un modo per comunicare la struttura della propria raccolta, e quindi troverete molta cura nella descrizione del rapporto tra raccolta e fondi, i fondi sono ben descritti, gli autori sono messi in evidenza. Cioè questa differenziazione, che da un punto di vista
diciamo, scientifico può essere una debolezza di questo sistema, in realtà è anche la sua forza, perché presuppone una presa di coscienza che per le istituzioni, diciamo, importanti, storiche, questa presa di coscienza c'è stata dai tempi che furono, ma per tante altre realtà partecipare al censimento è stato il momento per focalizzare e riconoscere l'esistenza di una raccolta fotografica che aveva una sua dignità, e questo consente anche a molti operatori di essere riconosciuti all'interno del loro stesso ente. Qui troverete censite istituzioni che si sono storicamente sempre occupate di fotografia con istituzioni che non si occupano di fotografia ma hanno una raccolta fotografica. Essere qui dentro significa dire: questa raccolta fotografica ha un senso perché sta all'interno di una mappa complessiva nazionale. Ecco, anche la dimensione nazionale è un valore, nel senso che censimenti locali, territoriali, ce ne sono stati tanti che si sono seguiti nel tempo. Una mappa nazionale non era, non c'era, quantomeno non c'è, accessibile a tutti, perché poi questo restituisce anche in tempo reale. Questa poi è anche un'altra cosa: non c'è il filtro della verifica scientifica. Questo, ripeto, è un momento di forza, è un punto di forza, ma può essere un punto di debolezza se io qui dentro ci vado a cercare il dato certificato, ma è anche un punto di forza perché appena inserisco i dati, questi dati sono subito visibili e subito restituiti. Il censimento è, e qui veramente lo dico da ex direttore del catalogo, ma anche per l'IBC è così, l'attività dell'IBC sui censimenti e sulla catalogazione è costitutiva, quindi il censimento come il catalogo stabiliscono il perimetro tra ciò che è patrimonio e ciò che non lo è. Allora, questo ancora non avendo, diciamo, il bollino scientifico della verifica scientifica, forse non stabilisce ciò che è patrimonio da ciò che non lo è, ma sicuramente stabilisce il perimetro tra ciò che ha valore, perché viene raccolto, conservato, custodito, ci sono delle professionalità che ci lavorano attorno, si investono risorse intellettuali ed economiche, e ciò che invece sta nell'oblio. Allora, non che ciò che non sta qui dentro non esiste, non ha valore, però voi sapete benissimo che è necessario per tutti i settori della cultura fare massa critica, e questo è un modo per fare massa critica. Da questo sono scaturite delle reti, perché c'è stata la possibilità dopo il censimento di conoscersi e di parlarsi, soprattutto in territori dove la fotografia è stata meno praticata. Però questo non è nemmeno vero, perché in Friuli, per esempio, dove la fotografia è stata molto praticata, ogni comune ha la sua fototeca, la rete si è costituita dopo, diciamo, la partecipazione al censimento. Serve? Porta dei benefici? Ci vuole un po' di tempo per capirlo. Sicuramente io vado sempre a vedere gli accessi ai siti laddove questi accessi sono, i numeri sono messi, sono pubblici. Questo sito ha stabilmente, da quando è stato pubblicato nel 2017, ha un suo pubblico che va dai 5.000 ai 6.000 accessi al mese, che non sono tantissimi, sono stabili, però quindi io penso che un interesse lo abbia. Però questo, diciamo, è perché diciamo, come IBC ritengo di proporre questo strumento agli enti dell'Emilia Romagna, appunto per tutti i motivi che ho detto prima. L'Emilia Romagna è una regione molto strutturata, gli enti lo sono, c'è un livello di competenze altissimo, c'è l'IBC che ha negli anni portato avanti un lavoro capillare sulla fotografia, sia appunto come momento costitutivo, lo diceva bene Giordano Gasparini, che poi come attività di sostegno alle attività soprattutto di catalogazione della fotografia. Questo non significa che non si possa rafforzare mettendo
mettendo insieme le intelligenze. Ecco, questo potrebbe essere un'occasione per stimolare la crescita dell'intelligenza collettiva che viene dallo scambio e dalla e dal confronto, perché ciascuno di noi poi quando torna in ufficio ha i suoi problemi da risolvere, che sono problemi di natura organizzativa, ma spesso sono anche problemi di natura scientifica, metodologica, di capire quali spazi da occupare per il futuro, diceva benissimo Giordano Gasparini, e quindi diciamo questo è una occasione per ragionare attorno a una mappa che si costituisce, che si disegna, che si puntina, e attorno a questa mappa ragioniamo appunto su quali spazi vogliamo occupare per il futuro.